C'è voglia di pace nel mondo. Il messaggio dei bersaglieri arrivati a Lanciano per il raduno interregionale dell'Italia centrale è stato proprio questo, una invasione festosa in una città vestita col tricolore che ha portato entusiasmo. Un grande evento organizzato nella città frentana con l'impegno di Vittorio Oliva, presidente della sezione di Lanciano che festeggia i 60 anni della fondazione, e di Anastasio Oliva, vicepresidente regionale dell'associazione. Il sindaco Filippo Paolini ha portato il saluto dell'amministrazione comunale. La città ha accolto con affetto i bersaglieri, con applausi e commozione. Due file di folla li hanno salutati in tutto il percorso, conclusosi con il passaggio lungo Corso Trento e Trieste. Sono arrivati cappelli piumati dalle regioni Toscana, Marche, Puglia, Campania, Lazio, Molise e si sono ritrovati con il gruppo degli abruzzesi, sfilando con orgoglio in corteo, a ricordare ancora una volta le loro radici, quelle da dove partono i valori che dal 1836 portano avanti: solidarietà, rispetto, lo spirito di collaborazione, il senso civico. Tanta la gente che li ha acclamati al loro passaggio, ricordando che i bersaglieri sono stati negli anni protagonisti non solo di azioni militari, ma anche di missioni umanitarie e di pace in Italia ed all'estero. E per auspicare la pace e la fine di ogni guerra, hanno sfilato una ragazza ucraina ed una russa. Prima del corteo è stata celebrata una santa messa al Parco delle Rose, officiata da Don Angelo Giordano, alla presenza di amministratori, sindaci, autorità e delle varie associazioni combattentistiche e d'arma. Ci cristianiamo, andiamo in fretta, i primi sempre sul campo dell'onore. Allarmi, allarmi, allarmi bersaglieri, tremendi e fieri.